Stiamo vedendo le proprietà delle funzioni analitiche. Immaginaria di una funzione analitica sono funzioni dimostrazione. Allora, F è analitica, d'accordo? In A, quindi F, U e B verifica le condizioni di Cauchy-Riemann. Vediamo che la derivata rispetto a x di u è uguale alla derivata rispetto a y di v in A, e la derivata rispetto a y di u è uguale a meno la derivata rispetto a y di v in A. Poi, come f', come posso scrivere? Come la derivata di u rispetto a x di u, la derivata di b rispetto ad x. Ma lo posso anche scrivere così, f' posso scrivere come 1 su i, la derivata di u rispetto ad y, no? Più i, la derivata di b rispetto a y. Quindi la posso scrivere come i, la derivata di b rispetto a y, meno la derivata di u rispetto a y. Noi sappiamo che abbiamo visto ieri che una funzione analitica è di classe C infinito, quindi in particolare f sarà di classe C2, quindi possiamo calcolarci questo fatto, indica che f secondo è che cosa uguale? Questo è uguale alla derivata seconda rispetto a u più i, la derivata seconda rispetto a x di v. D'accordo? Ma è anche uguale a 1 su i, la derivata seconda rispetto a x e y di u più i, la derivata seconda rispetto a x e y di b. E questo altro non è che i, la derivata seconda, scusate, ma poi fate un errore, l'ho sbagliato a scrivere, scusate, questo viene 1 su i, la derivata rispetto agli y
di U più eta derivata rispetto all'y di B è uguale a derivata rispetto all'y di B meno I la derivata rispetto a y di U. D'accordo. Quindi questa è uguale alla data seconda rispetto a x e y di b meno i la derivata seconda rispetto a x e y di b. D'accordo? Guardate queste due volte. Ma se diamo queste due volte, questo lato y dall'altro lato, i f secondo è uguale a la derivata seconda rispetto a y a x di b meno i la derivata seconda rispetto a y a x di b, ma anche uguale a 1 su i la derivata seconda rispetto a y di b meno i la derivata seconda rispetto a y di u. E questo altro non è che io ho meno la derivata seconda rispetto a y di u meno la derivata seconda uguale per u. Guarda, sbagliato, a che segno questo sono le linee della seconda, d'accordo? Controlliamo, contate la cassa. No, ragazzi, questa cosa voi sapete che f è di classe C2. Quindi questa cosa vi dice che la derivata seconda di u rispetto a x, la derivata seconda di b rispetto ad x, la derivata seconda di b rispetto a x e y, la derivata seconda di u rispetto a x e y, la derivata seconda di b rispetto a y e a x, la derivata seconda di u rispetto a y e a x, la derivata seconda di u rispetto a y, la derivata seconda di b rispetto a y, sono funzioni continue. Quindi questo fatto sta dicendo che u e i appartengono in classe C2 e A. D'accordo? D'accordo? Chiaro, ragazzi? Perché voi avete per ipotesi f è analitica, quindi f di classe c infinito, quindi è di classe c2, quindi la derivata seconda è una funzione continua, quindi vuol dire la parte reale, la parte immaginata e la derivata seconda sono funzioni continue, quindi u e b sono funzioni di classe c2. Adesso torniamo alle condizioni di Cauchy-Riemann. Deriviamo la prima condizione rispetto ad x. Questo partito la derivata seconda rispetto ad x di u è uguale alla derivata seconda rispetto ad x di x. Ha senso parlare della seconda perché abbiamo visto che due viso di classe C2. Calcoliamo la derivata di questo della seconda condizione rispetto a y. Cosa ci dice? Quindi, la derivata seconda rispetto a y di b è uguale a una derivata seconda rispetto a y di b. D'accordo? Questo che cosa indica? Sommiamo membro a membro, sommando membro a membro, cioè questo è il suo ragazzi, sommando membro a membro, qui abbiamo delta 1 è uguale alla derivata seconda rispetto a y ed x di b meno la derivata seconda rispetto a y di x di b. Ma b è di classe C2, quindi per derivata di Schwarz le derivate miste sono uguali, quindi questo vale. D'accordo? E quindi è dimostrato che delta u è uguale a 0. Ragazzi, similmente si dimostra che delta v uguale a 0 derivata prima rispetto a y, la seconda rispetto ad x, sommato e delta v è uguale a 0.
Quindi la parte reale, la parte immaginaria di una funzione analitica sono funzioni armoniche. Posso lanciare, ragazzi? La proprietà delle funzioni, la nostra proprietà. Sia A incluso in C un aperto, sia seta 0 punto appartenente ad A ed è tale che a z uguale a x più y appartenente ad A associa f di z uguale u di xy più p di xy appartenente a c. Una funzione analitica. Poi sia R maggiore di 0 minore della distanza tra Z0 e la frontiera di A, e siano R maggiore di 0 minore la distanza tra z da 0 a punto di A e gamma tale che a t appartiene a 0 nel pi greco associa R per t appartenente a A. Allora u di sia z0, ragazzi, sia z0 uguale a x0 più y più z0 appartenente a A. Allora u di x con 0 più y con 0 uguale 1 fratto 2 pi greco r integrale su gamma di u in s e v di x con 0 più y con 1 uguale 1 fratto 2 pi greco r integrale su gamma di v in s. Poi sono integrali di due linee, abbiamo visto la prima parte del corso.
già una pentola. Sia z0 un punto appartenente ad A. Consideriamo il cerchio. Il cerchio z0 è il raggio, la distanza tra z0 e la puntiera di A. Sia R un numero maggiore di 0 e minore della distanza da z a 0 alla frontiera di A. Scusate ragazzi, potete mettere z0 più z0 più r e a it. Correggete per favore. Chi è z0? Quindi r è più piccola la distanza tra z a 0 e la frontiera di A. Chi è z0 più r e it? Quando t varia tra 0 e pi greco, e la circonferenza di centro z0 e raggio r percorsa al verso di raggio là. Quindi questo è questa volta circonferenza gamma. D'accordo? Ma cosa mi dice? Che la u è punto x con 0 y con 0 è uguale alla media dell'interale curvilineo di U lungo questa circonferenza, e la V nel punto x con 0 y con 0 è uguale alla media dell'interale curvilineo di V lungo questa circonferenza. C'è la dimostrazione. F di z0, f di z0, che cosa uguale? Per la forma integrale di Cauchy, come faccio 2 l'integrale su gamma di f di z fratto z meno z0 in dz. Guardate la formula integrale di Cauchy. E poi faccio qua a 1 fratto 2 di greco i l'integrale su gamma f calcolato sulla curva, quindi f di z0 più r e pt fratto z meno z0. Quando faccio z0 0 0 0 calcolato sulla curva, quindi faccio z0 più r e t meno z0, resta soltanto r e pt per la derivata di gamma. La derivata di gamma chi è? È z0 z fa 0, quindi r è il t per i. Quindi, d'accordo? R è l'r semplificato, è il t e i se ne vanno, t e i se ne vanno. E cosa viene? L'integrale, scusate, questa è l'integrale, non finiamo l'integrale tra 0, scusate, l'integrale tra 0 e 2 pi greco. E l'integrale tra 0 viene 1 fratto 2 pi greco, l'integrale tra 0 e 2 pi greco, di f di z0 più r e pt in dt. D'accordo? Ma chi è f? F non è altro che u più iv. Quindi per definizione di integrale, questa è cosa uguale? È uguale a 1 più 2 pi greco. L'integrale tra 0 è uguale a 1 più 2 pi greco. L'integrale tra 0 e 2 pi greco. Di u di z0 più r è it in dt più i 1 su 2 pi greco l'integrale tra 0 e 2 pi greco di v di z0 più r è it in dt. Trovate? Perché f non è altro che u più iv. Per definizione integrale abbiamo questa relazione. D'altra parte f di z0 cosa uguale?
uguale a u del punto x con 0 x con 0 quindi v di x con 0 x con 0. E hai detto due numeri complessi che sono uguali. Se sono uguali, questo cosa implica? Che la parte reale è uguale alla parte reale, la parte immaginaria è uguale alla parte immaginaria. Si intende che u di x con 0 x con 0 è uguale a 1 più 2 pi greco integrale per 0 che 2 pi greco di u di z 0 più r e t in dt. E v di x con 0 y con 0 uguale a 1 più 2 pi greco integrale per 0 e 2 pi greco di v di z 0 più r e t in dt. D'accordo? Moltiplicate, ragazzi, moltiplicate e dividete per R questo. Metto un R qua. Figlio, qua ci metto un R qua. D'accordo? Ma ragazzi, chi è R? È proprio la norma di gamma primo di t. Chi è gamma primo di t, ragazzi? Z0. La radice da 0 fa 0. R è in t per i. Quando fate la norma, viene la norma, rifà la norma di gamma primo di t uguale la norma di R è in t per i. Uguale R lo state fuori la norma del prodotto uguale in questo caso il prodotto delle norme, la norma di vale 1, la norma di A e T, queste sono i moduli, no? Vale 1, quindi è proprio uguale a R. Quindi questo deve metterci qua a R, deve rimpiazzare la norma di gamma primo di T, questo non è altro che la norma di gamma primo, questo non è altro che la norma di gamma primo. Quindi cosa è tutto, ragazzi? 1 su 2 pi greco L. Questa è cosa, ragazzi, per definizione, non è altro che l'integrale di U su gamma. Quindi come cosa? U qua sulla curva per la norma di gamma primo di T. E questo che cos'è? 1 fratto 2 pi greco L, l'integrale su gamma di B in S. Per la lezione così se volete 1 sulla lunghezza di gamma, doppia la lunghezza di gamma per l'integrale di U su gamma di U in S, questo 1 sulla lunghezza di gamma per l'integrale su gamma di B in S. Quindi se avete una funzione, se F è una funzione analitica, la parte reale e la parte immaginaria in ogni punto, nel punto z0, quindi x con 0 più i di y con 0, u di x con 0 y con 0 è altro che la media di u su qualsiasi curva di dell'integrale curvilineo di u su qualsiasi curva di centro z0 e raggio r, dove r è più piccola la distanza tra z0 e la frontiera. Ragazzi, può dimostrare che queste proprietà sono proprietà caratterizzanti le funzioni armoniche. Questa proprietà qua è una proprietà che caratterizza le funzioni armoniche. Posso lanciare, ragazzi? Posso?
una D con B. Sia F di C in C una funzione analitica limitata. Allora, esiste una C appartenente a C, tale che F di Z è uguale a C per ogni 0 afferente al campo complesso. Sia F una funzione, la prima proprietà deve essere definita su tutto il campo complesso, d'accordo? Non sull'aperto qualsiasi, tutto il campo complesso. Poi deve essere analitica, ragazzi, una funzione analitica definita su tutto il campo complesso, come si chiama? Funzione integra, ricordate? E inoltre supponiamo che questa funzione sia limitata, allora F è costante, una funzione definita su tutto il campo complesso, analitica limitata e costante. Dimostrazione. Ragazzi, possiamo fare lo sviluppo di Taylor, la funzione definita su tutto il campo complesso. Facciamoci lo sviluppo di Taylor della funzione rispetto all'origine. D'accordo? Allora io ciò che F di Z è uguale a sommatore su F è uguale tra 0 e più di n di C con n per Z alla n per ogni Z appartenente a C. Ragazzi, qui posso mettere ogni Z appartenente a C, dove va lo sviluppo di Taylor, vi ricordate? Di punto iniziale, il punto iniziale, questa è la sua origine. Dove va? Nel cerchio di centro il punto Z a 0 e raggio la distanza tra Z a 0 e la frontiera. Ma siccome la funzione è definita su tutto C, R tutto C, tutto deve prendere più infinite, quindi vale su tutto C. E chi è C con N? C con N vale a 1 fratto 2 greco I l'integrale su gamma R di F di S fratto S alla più 1 in S, dove chi è gamma R? Gamma R è una circonferenza di centro Z0, in questo caso è centro, l'origine e il raggio R, ma può essere R più piccolo della distanza tra Z0 e la frontiera di A, ma in questo caso siccome è definito tutto C puoi prendere R qualsiasi. Quindi dove gamma R è tale che a T appartenente a 0, 2 più 3 associa deve fare z a 0 più la t z a 0 uguale a 0, quindi E associa R E IT con R appartenente a 0 più infinito un numero reale positivo qualsiasi, posso vedere qualsiasi circonferenza. Questa è l'origine, questa è la circonferenza di centro origine raggio L percorsa nel verso antiorario. E la posso, questo C con L è uguale a questa quantità, comunque prendo R maggiore di 0. Posso fare su qualsiasi circonferenza. Pensate cosa implica, ragazzi. Il modulo di C con L è uguale a
un modulo di 1 fratto 2 integrale su gamma r. Allora, c'è un'altra cosa, abbiamo detto che la funzione è limitata. Diciamo, cosa dire che è limitata? Cosa dobbiamo dire? Limitata esiste. Un 1 reale positivo a m, tale che il modulo di f di z è minore o uguale di m per ogni z appartenente a g. Sia l vettore di z, tale che il modulo di f di z è minore di l e uguale di z. Questa R esiste perché? Per definizione, perché la funzione è limitata. Allora, calcoliamoci il modulo di C con E. Questo qua, il modulo di 1 fratto 2 di greco I di integrale su gamma R di F di S fratto S alla N più 1. Allora il modulo di 1 su 2 pi greco i viene 1 su 2 pi greco. Okay. Poi il modulo dell'integrale di che è più piccolo, vi ricordate? No, è più piccolo del massimo della funzione sulla curva per la lunghezza, per il massimo del modulo della funzione sulla curva per la lunghezza della curva. D'accordo? Allora ragazzi, io metto il massimo di questa funzione sulla curva, devo fare il massimo del modulo di f di s su s alla n più 1 sulla curva. Il modulo di f di s me lo controllo con m, d'accordo? Qui ci metto m. Il modulo di s alla n, il modulo di s alla n più 1 non è altro che il modulo di s alla n più 1, d'accordo? Ma il modulo di s, quando s sta sulla circonferenza, chi è? Non è altro che r. Sta sulla circonferenza di centro origine della raggio R, quindi il modulo di S non è altro che R, quindi viene fratto per la lunghezza della curva. La lunghezza della curva è questa circonferenza di centro origine del raggio 2 pi greco R, il raggio è raggio R, quindi viene 2 pi greco R. 2 pi greco R, questi si sentivano con questo, quindi viene M fratto R alla N, d'accordo? E questo tende, ragazzi, tende a 0 quando r tende a più infinito se n è strettamente maggiore di 0. D'accordo? Se n è maggiore di 0, 1 fratto r alla n, quando r tende a più infinito tende a 0. Ragazzi, guardate, io posso far tendere r a più infinito perché? Perché posso prendere la circonferenza di centro origine raggio R qualsiasi. Questo perché la mia funzione è definita in tutto C. Se non posso stare definita in tutto C, non potevo far tendere R a più infinito. D'accordo? Questo fatto. Quindi, altro, cosa state dimostrando? Che Cn, che faccio io qui, Cn è uguale a 0 se n è maggiore di 0. Quindi cosa si riduce? Dai, questo fatto cosa implica quindi? F di 0. E cosa si riduce? Qua tutti i coefficienti C con n sono nulli quando n è maggiore di 0. Cosa resta soltanto il coefficiente? C con 0. Però Grazie.
teorema fondamentale. Dell'algebra. Sia P di Z uguale A con Z più A con 1 per Z più A con N per Z la N polinomio su C non costante. Allora P ha almeno 1, 0. Questo è il teorema che avete sempre annunciato a partire dalle scuole medie, non avete mai dimostrato. D'accordo? Se avete un polinomio sul campo complesso, cioè vuol dire se ha un 0 con una sorgente adiacente di numeri complessi, lo state considerando sul campo complesso, con Z appartenente a C. Questo polinomio sul campo complesso allora ammette almeno una radice. Questo risultato, ricordate, sul campo reale non è vero. Per il problema x quadro più 1 sul campo reale non ammette la radice. Dimostrazione. Ragioniamo in assurdo. Quindi supponiamo che P non abbia radice. Che P di Z sia diverso da 0 con un Z appartenente a C. Allora funzione F, tale che Z appartenente a C, associa 1 su P di Z appartenente a C è analitica e limitata. Ragazzi, guardate. Se P non ammette Z, questa funzione 1 su P la posso definire su tutto il campo complesso, perché P e Z non si annulla mai. Avete un rapporto di funzioni analitiche dove il denominatore non si annulla, è una funzione analitica su tutto il campo complesso. E inoltre è limitata. Dove vediamo perché è limitata? D'accordo? Dobbiamo dimostrare che la funzione è limitata. È una funzione f che è analitica e limitata. Allora a questo punto potete applicare il teorema di Liouville. Dunque, per il teorema di Liouville esiste la costante c appartenente a c, tale che 1 su P di Z è uguale a C per ogni Z appartenente a C. E ovviamente C è diverso da 0, perché 1 su P di Z non si annulla mai. Per teorema di Liouville la funzione f, cioè 1 su P di Z, è una funzione costante. D'accordo?
e ovviamente c diverso da 0 perché 1 su p di 0 si può annullare, cioè p di 0 uguale a 1 su c per ogni z appartenente al campo diverso. D'accordo? Ragazzi, ma qua andate contro le ipotesi. State contraddicendo le ipotesi, perché nelle ipotesi avete supposto che il vostro polinomio non è costante. Qui ci siete arrivati e il vostro polinomio è costante. In partenza avete scelto un polinomio che non è costante. D'accordo? Vi siete arrivati a dire che un polinomio è costante. Con tutto il ragionamento funziona, questo è l'errore. L'errore sta nell'aver supposto che P non abbia degli zeri. D'accordo? Quindi la dimostrazione è immediata una volta che uno sa il teorema di Liouville. L'unica cosa è capire perché la funzione 1 su P di Z è limitata. Ragazzi, quando Z tende a infinito, il polinomio che cosa fa? Tende a infinito. D'accordo? Quindi per Z molto distante dall'origine, 1 su P di Z è limitato. Cioè riuscite a trovare un delta tale che al di fuori del cerchio di centro origine raggio delta 1 su p di z è limitato, d'accordo? Poi se intende all'interno, quindi avete il limite di p di z per z che tende a infinito è uguale a infinito, questo fatto indica il limite di 1 su p di z per z che tende a infinito è uguale a 0. Questo fatto indica che fissato m maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0 tale che il modulo di 1 su p di z è minore di delta minore di m, scusate, se il modulo di z è maggiore di delta. Viene trovato un delta tale che se il modulo di z è maggiore di delta, poi se z sta di fuori di questo cerchio, d'accordo? Il modulo di 1 su p di z è limitato. Che cosa accade se z sta all'interno di questo cerchio? Ragazzi, 1 su p di z è una funzione continua. Quindi 1 sul modulo di p di z, questa è una funzione definita sul cerchio chiuso. A valore in R continua. Per il teorema di Weierstrass questa funzione ammette minimo e massimo, quindi la funzione è limitata. E quindi trovate una costante m1 tale che 1 sul modulo di p di z è minore di m1 all'interno del cerchio. Per il teorema di Weierstrass esiste m1 maggiore di 0 tale che 1 il modulo di p di z è minore di m1 per ogni z se il modulo di z è minore o uguale a m. Chiaro? Perché ragazzi, 1 su p di z è una funzione continua. Il modulo di 1 su p di z è una funzione continua, allora, dove è definita, considerata su questo sul cerchio di centro origine raggio delta, chiuso, a valori in R. Questa è una funzione da R quadri in R, continua, quindi sui compatti, per teorema di Weierstrass è limitata. Qui trovate una M1 tale che 1 sul modulo di p di z è minore uguale di M1 se il modulo di z è minore uguale di delta. Quindi in conclusione avete che 1 sul modulo di p di z è limitato su tutto il campo complesso. D'accordo? Ragazzi, 5 minuti di intervallo, ci andiamo.